Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi vi annuncio che la guerra dei direct drive è iniziata ragazzi, direct drive di media fascia diciamo, perché quindi a seguito dell'inizio delle consegne anticipate del CSLTT, Thrustmaster annuncia che entro fine anno, entro 2021 uscirà il suo direct drive, quindi il TDCC mi pare che era questo la risposta al tweet di Fanatec quando ha annunciato il CSLTD, probabilmente era già il preannuncio del fatto guarda che stiamo arrivando anche noi. La domanda che si fanno i miei amici che vi fa ridere, vi immaginate se il direct drive di Thrustmaster costa uguale del migliore? Mamma mia ragazzi, è iniziata la guerra. Comunque, buona notizia perché Thrustmaster finalmente si metterà a produrre dei direct drive. Annuncia anche l'uscita di una nuova pedaliera per PC, PlayStation 5 e per le console Xbox. Nuovi joystick eccetera, quindi sempre sul pezzo anche Thrustmaster, quindi molto molto buono per noi sempre utenti finali avere un mercato diciamo diversificato con tante offerte perché si abbassano i prezzi come vi dicevo. E poi ho sentito una vocina che mi diceva che forse Granity Device sta lavorando a un SimCube 3, non dico nulla, sono voci di corridoio che non posso confermare. Comunque ragazzi, un fine agosto ricco di notizie interessanti, il mercato si muove, Fanatec cerca di anticipare appunto come con le consegne del CSLDD, che ha ottime recensioni, a dire il vero, per quanto riguarda i primi youtubers che sono riusciti insomma a fornire una prima analisi tecnica, tante cose per noi, tanta carne al fuoco, tutto positivo per noi. Quindi su queste belle notizie ragazzi io vi ricordo che parte a settembre il diciamo campionato Formula 1 1991 ragazzi, bellissimo con ASR Formula, abbiamo delle novità in cantiere rispetto a questo campionato, quindi vi invito ad andare su www.simdrivers.eu ad iscrivervi se non l'avete fatto ragazzi, è un campionato bellissimo. E niente, se il video, queste notizie vi sono piaciute, pollice in su, non esitate a lasciarmi un commento se ne sapete di più e ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabrizio è tutto, ciao.